Ciao a tutti, oggi vi presento il piano digitale della CUSVEL K90 che fa parte della serie entry level, però con delle caratteristiche molto interessanti e nonostante la fascia di prezzo bassa ha delle cose molto belle, delle cose interessanti. Partiamo ecco per esempio il fatto che rispetto ad altri della sua concorrenza ha un display alfanumerico, cosa che altri della stessa fascia di prezzo non hanno. Poi ha 20 suoni, tastiera ottima, pesata ottima, 88 note, tasto pesato, la pesatura mi piace. E poi un'altra cosa interessante è il pedale del sustain. Non è il classico pedale che da 15 euro in plastica, ma è un bel pedale professionale da pianista. Allora, veniamo un po' a quelle che sono le caratteristiche dell'hardware. Cioè il peso, pesa circa 12 kg, hanno installato 4 altoparlanti, 2 tweeter e 2 coni, 2 medio-bassi, doppia porta, doppia uscita per cuffie, per le cuffie, rotella del pitch band, tasto accensione, potenziometro del volume, 10 tasti, i primi 10, cioè 10 tasti, che servono per controllare gli style, per inserire, selezionare gli style. Gli style sono circa sono 50. Però gli style, a differenza di altre tastiere che hanno gli style magari fatti da basso batteria, questo pianoforte digitale invece ha gli style solo di accompagnamento solo pianistico, cioè vengono suonate le note che dovrebbe fare il pianista. Interessante questa cosa perché un allievo si trova a dover a sentire come veramente dovrebbe suonare l'accompagnamento che dovrebbe fare. Quindi interessante questa cosa a livello didattico. Poi tasto demo per sentire le song demo, tasto metronomo. Il metronomo è una cosa interessante anche qua, che oltre al classico suono in beep, c'è anche la funzione vocal. La funzione vocal che dove si sente 1, 2, 3, 4, eccetera. Display, come ho già detto, alfanumerico. E poi tasto voice per selezionare le voice, tasto traspose si può trasporre, i layer perché si possono sovrapporre i suoni, due suoni, e lo split perché si può splittare la tastiera a un punto dove si vuole, a scelta, e splittarla in due la tastiera. Poi il tasto shift serve tenendolo premuto per attivare le varie funzioni. Per esempio, una cosa interessante che ha è che si possono regolare i chorus. Si può regolare l'intensità del chorus e l'intensità del riverbero o anche disattivare. E lo faccio tenendo premuto il tasto Shift e selezionare il tasto selezionato, il tasto dovuto. Poi ho anche diversi tipi di equalizzazione preimpostata, anche quello si possono selezionare col tasto Shift. Poi il metronomo, velocità del metronomo. Una cosa interessante è anche il touch, cioè la selezione della dinamica che è di 4 tipi, cioè da 0 a 3. Veniamo ai suoni. Per esempio, il gran piano 1 è questo. Si possono anche mettere in layer, gran piano 1 e gran piano 2, tratto il gran piano 2 mi piace veramente tanto. Poi, ha tre tipi di piano elettrico. Un altro suono, il piano elettrico. Se il riverbero non vi piace, potete anche toglierlo, o diminuire l'intensità.
Diversi tipi di organo, tra l'altro c'è il rock organ che è molto bello. Un tipo di basso e per arrivare poi ai violini, bellissimi, tra l'altro solo due tipi ma veramente belli. Ok, ciao a tutti, ci vediamo.